Bentornati, siamo di nuovo live on 4G di Team con il presidente di Telecom, ingegner Recchi. Professore, abbiamo appena assistito ad un panel all'interno della manifestazione La Repubblica delle Idee in cui il professor Spence ha detto che la BCE dovrebbe continuare ad indebolire l'euro. Secondo lei, la possibilità di una ripresa economica dell'Italia è più legata a provvedimenti di natura monetaria, economico-finanziaria degli organi centrali o ad un cambio di passo delle aziende italiane e proprio della mentalità? Ma come si dice spesso, tutto si tiene, per cui oggi la BCE è riuscita a prendere queste misure molto importanti grazie allo sforzo fatto dai paesi nella direzione di riforme o programmi di riforme da compiere. La BCE è la prima volta che prende una misura così importante verso la possibilità di rimettere denaro non tanto nei sistemi bancari quanto direttamente verso le imprese. Quindi il problema della crisi nasce anche da una mancanza di credito che si è sviluppata in Europa. Sono stati 400 miliardi di minor lending che si è avuto in Europa, 90 miliardi solo in Italia. Per cui imprese virtuose che volevano esportare, che nel 2012 hanno fatto bilanci record, hanno spesso dovuto chiudere perché non avevano finanziamenti, non perché non avevano clienti o mercati di sbocco. Poi ecco, tutto questo fa coppia con la competitività dei sistemi produttivi, per cui le riforme sono un termine generico che vuole indicare la necessità di rendere il nostro sistema più competitivo. In tema di competitività, si dice spesso che competitività e flessibilità in Italia sono troppo poche. Come potrebbero aumentare? Io penso che la flessibilità sia in realtà il primo anello del ragionamento, da lì tutto deriva. Ho visto nei sistemi anglosassoni in particolare che la flessibilità è sempre stata una delle leve su cui sono ripartite le economie. Quando le economie crescono, la flessibilità è un'opportunità per tutti, per i nuovi imprenditori, per i lavoratori, si crea un sistema per cui ci si può muovere da un'impresa all'altra, si può cambiare lavoro. Nei momenti di crisi, ecco, gli ammortizzatori sociali sono un grande vantaggio, ma un conto è parlare di ammortizzatori sociali, un conto è parlare di flessibilità. Io credo che in Italia per troppi anni abbiamo costruito un mercato del lavoro molto rigido e da lì conseguono tante derivate. Una per tutte è la burocrazia, perché la burocrazia non è altro che figlia dell'impossibilità di gestire le responsabilità all'interno delle organizzazioni. E da lì forse anche la produttività, cioè se il mio sistema è rigido, produttività inteso come il costo del prodotto per unità di lavoro, se un sistema è molto rigido non riesco a incentivare la produttività. Tutto il resto, quindi poi si spalma nei vari aspetti dell'amministrazione, vuoi che sia la giustizia, vuoi che sia la sanità, vuoi che siano la capacità di un paese di essere strategicamente lungimirante. Ecco, allora dalla flessibilità, secondo me, noi dovremmo ripartire. E quando si parla di burocrazia si parla di Stato e di organizzazione dello Stato. Lei durante il panel ha detto una cosa molto interessante: la governance italiana sembra essere strutturata per essere impossibilitata a prendere decisioni. Ecco, in una situazione di questo tipo, cosa può cambiare? Come può cambiare la situazione? Ma può cambiare rimettendoci mano, come in un'azienda ogni tanto si rimette mano allo statuto, alla governance di un'azienda per renderla adatta al tempo e al mondo in cui vive e soprattutto alla competizione con cui ha a che fare, nello Stato è la stessa cosa. Oggi i paesi competono come aziende e per cui si devono dotare non solo delle risorse, noi siamo pieni di risorse in senso lato. Noi abbiamo 60 anni di storia imprenditoriale, di capacità di produrre qualità, lavoro, competenze, creatività, tutto quello che stati che magari crescono a tassi ben più alti dei nostri si sognano di avere, avranno tra 60 e 70 anni. Ma ci manca la parte organizzativa, cioè noi abbiamo un sistema che è figlio di un periodo in cui non si voleva
una rapidità di decisione, ma si voleva costruire un bilanciamento, un ponderamento delle decisioni che fosse sempre mediato tra poteri diversi. Ecco, man mano questi poteri si sono complicati sempre di più, sono aumentati, diciamo, le parti in causa, e oggi abbiamo costruito un sistema che è così complesso che è impossibile da gestire. Per rimanere in tema di politica, c'è stata una piccola rivoluzione, i risultati delle europee hanno portato il trionfo di Matteo Renzi e un grande cambiamento epocale che da anni non, un partito da solo non, come dire, non faceva questo risultato. Secondo lei questo rappresenta un grande cambiamento e la svolta buona? Ma io trovo che sono svolte buone tutte quelle in cui si riesce a costruire un consenso tale da rendere possibile prendere decisioni. Allora, purtroppo la nostra democrazia non l'ha mai visto succedere, non c'è mai stato un partito o un leader che ha avuto da solo la maggioranza del consenso tale quindi da poter, giustamente mediato dalle nostre regole, dal nostro Parlamento, dalle considerazioni più ampie possibili, ma prendersi la responsabilità di un percorso. Il sistema ideale è quello in cui, come in un'azienda, si assegna a qualcuno la responsabilità e si costruiscono durante questo diciamo, mandato delle verifiche su quello che è il risultato. Io devo poi potermi mantenere la libertà di cambiare a chi assegno il mandato, per cui in teoria è costruito così. Purtroppo in Italia non riusciamo mai ad arrivare alla fine di un mandato, molto diverso dal privato, ecco, dove invece l'organizzazione ha una sua disegno ben preciso, un suo mandato ben preciso, una verifica ben precisa che fanno l'assemblea degli azionisti ogni 3 anni. Ecco, l'assemblea degli azionisti del paese sono i cittadini che dovrebbero eleggere ogni 5 anni, che il mandato è non ogni 11 mesi che la media. E non sempre eletto. Ma ammettendo che il grande consenso ricevuto garantisca una continuità al governo Renzi, quali sono 3 cose che un'azienda come Telecom si aspetta, per esempio anche dal semestre europeo? Ma guardi, Telecom compete con un mondo che è il nostro settore innanzitutto, che è un mondo ad altissima trasformazione. Se tu prendi decisioni sbagliate l'effetto è immediato, e se non le prendi per niente l'effetto è altrettanto immediato. Competi in un mercato, che è il mercato italiano, molto competitivo, che è un mercato che si è aperto alla competizione internazionale, e noi competiamo soprattutto in maniera integrata nel mobile, nel fisso e attraverso la rete che noi abbiamo, per cui facciamo parte di quello che è lo sviluppo infrastrutturale del paese. Allora, Telecom non ha cose particolari da chiedere, ma quello che chiede è un paese in cui le regole siano ben definite, l'amministrazione sia funzionale e un paese abbia ben chiaro dove vuole arrivare. Ma questo vale per Telecom, ma come per chiunque altro voglia venire qua. Se un paese riesce a descrivere dove vuole arrivare dal punto di vista delle infrastrutture e delle telecomunicazioni, che tipo di posizionamento, che tipo di offerta di servizi vuole dare ai suoi cittadini, allora permette a chi deve prendere decisioni di investimento, tenga presente che Telecom ha un piano di investimenti di 14 miliardi nel triennio, 9 di questi solo in Italia, per cui siamo, credo, il più grosso investitore italiano. Ecco, noi potremo prendere con saggezza queste decisioni, assumendoci il rischio che queste decisioni comportano, quanto più sapremo quanto è stabile e definito l'ambiente in cui ci muoviamo. Questo è quello che chiediamo a un governo. Presidente, gli eventi di cronaca che riguardano una sorta di nuova Tangentopoli in un paio di città, soprattutto del nord Italia, incidono moltissimo nell'immagine che proiettiamo del nostro paese all'esterno. Questo quanto incide in una realtà imprenditoriale e aziendale come quella di Telecom nella sua immagine? Ma no, separerei le cose. Cioè, il paese è una cosa, la cultura del paese è una cosa, l'immagine del paese è una cosa, cioè bisogna separare quello che è la percezione dalla realtà. Spesso la percezione che hanno gli altri di te diventa la tua realtà e questo è un problema, ma noi cerchiamo di fare conti con la realtà. Il paese è
Offre a volte cattivi esempi, ma offre tantissimi esempi virtuosi di etica, di morale, di competenze, di capacità di produrre futuro. E io considero Telecom in questa categoria. E indipendentemente da Telecom, cosa manca alle aziende italiane, se manca qualcosa per competere veramente a livello globale? Ma guardi, le imprese italiane sono all'interno di un mercato che è il mercato europeo, per cui gli manca a volte degli strumenti che mancano a tutte le imprese europee. Allora, oggi in Europa noi paghiamo un po' dazio perché abbiamo un sistema di lavoro mediamente più rigido, perché abbiamo costi di energia più alti, perché abbiamo diciamo, obiettivi su cui noi facciamo le nostre politiche, a cominciare dalla politica monetaria di cui abbiamo parlato, che sono studiati non per quelli che sono i requisiti della competitività d'oggi. Per citarne uno su tutti, la Banca Centrale Europea non ha come obiettivo la riduzione della disoccupazione, mentre ce l'ha la Federal Reserve, per cui la politica monetaria è funzione ed è figlia dell'indice di disoccupazione. Noi non abbiamo questo. Poi all'interno dell'Europa l'Italia ha ulteriori particolarità che fanno sì che l'Italia non è un paese omogeneo dal nord al sud per tanti aspetti, spesso legati ai costi dell'amministrazione pubblica, spesso legati alla capacità di prendere decisioni del nostro sistema, alla burocrazia e quant'altro. Ma io non credo che ci sia il paese paradiso, gli Stati Uniti stessi, che vengono sempre additati dallo stesso economista Spence come diverso perché non è un paese in cui è un paese in cui il merito prevale, non ha un'economia in relazione, ma c'ha tante magagne da risolversi altrettanto, e non mi piace quando ci vengono a dare lezioni di integrità, perché molti dei problemi economici che stiamo vivendo sono stati creati da loro. Diciamo che un paese deve mettersi in ordine secondo quello che è la sua cultura e le sue valori aggiunti. Ecco, noi ne abbiamo moltissimo, ci manca solo metterli in ordine e ci va un'organizzazione per riuscirlo a fare. Le faccio una domanda su un tema che è raro sentire da, come dire, da un presidente di azienda italiana. Lei ha parlato a lungo di accountability nel panel. Secondo lei è un problema italiano quello della mancanza totale di accountability? È un problema forse un po' dell'epoca, però sicuramente in Italia assume un valore superiore. Accountability è un termine che in inglese dice un po' tutto, in Italia si traduce letteralmente con responsabilità, ma non contiene altri aspetti, contiene la reputazione, contiene come il mondo intorno a me pensa che io sia una persona che valgo. Valgo per quello che dico, valgo per quello che faccio, valgo per quello che esprimo, per come sono responsabile alla fine. Allora, la generazione d'oggi, la nostra generazione, ma l'epoca in cui viviamo, forse non ha più l'accountability come una delle metriche principali. Guarda altre cose, taglia gli angoli. Ecco, questo ha un po' disgregato il nostro sistema. Ma quello che invece è constato è che ce n'è una domanda fortissima. Quando ci fu il governo Monti, appena arrivò con la politica di rigore, per un certo punto ebbe il 65% del consenso. Ogni governo che viene, compreso questo in essere, quando fa delle proposte crea consenso sulla credibilità di essere accountable, responsabile. Poi questo consenso viene mantenuto o perso secondo che come si dice in americano, faccia quello che dica, per cui put the money where the mouth is, okay. Per cui questo è un po' il senso. Allora, questo è tutto, e vale soprattutto nelle imprese, nelle nostre organizzazioni non possono sopravvivere se non sono accountable, se il mio vicino è il primo che molla, tutta la struttura crolla, e quindi siamo accountable uno con l'altro per produrre un sistema capace di vincere contro i nostri concorrenti. Presidente Recchi, grazie di essere stato con noi. Grazie a lei. Arrivederci. A presto.